Allora, sentiamo anche il coach di Pavia. Commento a questa partita, coach, non avete mollato assolutamente per 2 set, poi siete ritornati sotto tutte e due le volte, poi nell'ultimo non c'è stata quasi gara, però comunque avete tenuto bene. Ma io credo invece che non abbiamo visto oggi una bella partita, forse né da una parte né dall'altra, e le occasioni che ci dava l'avversario di rientrare non le abbiamo assolutamente mai sfruttate. Alcune cose non ci sono riuscite benissimo, tipo di solito muro difesa facciamo molto meglio, invece oggi non siamo riusciti a concretizzare granché, e quindi ci siamo messi un po' in difficoltà da soli, perché chiaramente se no non puntiamo su alcune cose che devono assolutamente funzionare, lì poi il resto viene un po' di conseguenza. Abbiamo fatto parecchi errori di gioco che hanno determinato il fatto che sì, ci avvicinavamo, ma poi dopo c'era sempre qualcosina, ogni due azioni che determinava un errore banale e non ci permetteva di conseguire il risultato finale. Quindi coach, deluso? Soprattutto. Sì, ma soprattutto sul piano dell'atteggiamento, perché sabato in casa avevamo fatto una partita molto migliore da questo punto di vista. Siamo in formazione rimaneggiata, lo sappiamo, ma gradirei almeno che riuscissimo a mettere un po' di aggressività in campo, un po'. Certo, quello deriva anche dalla sicurezza, è poco che lavoriamo in questo modo, però a maggior ragione bisognerebbe essere un po' più sfrontati, anche se lucidi, ripeto, sfrontati non significa buttare via il pallone, ma essere un po' lucidi, è quello che cerchiamo di fare in settimana. Poi dopo sabato scorso ci è riuscito molto meglio con Castellanza in casa, oggi secondo me su questo abbiamo fatto un grosso passo indietro. Grazie della cortesia.